piaceva. Vedi, tutta la macchina, anche graficamente, è un corpo che è spinto in avanti, anche se fermo. Sai che c'è molta gente che piace un casino con la macchina? Sì, sì. Perché la macchina con questo effetto di grafica sembra ancora più corta, no? Poi ha questa linea qua che parte tutto il concetto del design da questi elementi qua che spingono in avanti. E anche da ferma è un oggetto completamente in movimento. Vedi bene anche in questo rendering qui, è perfetto. A me è quello che mi colpisce di più per una Lamborghini, se dai un caso a Lamborghini, è quanto sia compatto e poco esteso. Non è un monopolio. E poi ha questo gioco qua. È un pregio dal punto di vista. Ti faccio notare un'altra cosa. Il peso e le distorsioni interne. Le Lamborghini hanno un problema lì, e comunque la dinamica non è buona. È un solo difetto. Allora, ci sono due giochini visivi che ti faccio notare. Il primo è il cockpit, che è bassissimo, però è bassissimo dovuto a questa linea di cintura che in realtà è staccata dalla discesa libera. Quindi la proporzione, vedi che se tu la prendi qui è più alta, se la guardi di fianco è più bassa. Che lui sviluppava il motore, c'era l'ingegner Rosa, non so se hai avuto modo di conoscere, l'ingegner Rosa è quello che ha disegnato la Benelli Tornado, che ha messo le ventole dietro, ti ricordi la Tornado che aveva qui due ventoloni, un po' tipo Bugatti o tipo Brabham, ricordo male, era affascinato dal concetto di far girare l'aria con delle prese d'aria, della roba da paura. In quel caso lì poi ci siamo resi conto che facendo tutti quei giri lì di a parte che ci andava un fracco di airbox, di roba in più, e poi la macchina, la moto non prendeva tutta quell'aria che magari mettendo due nati di fianco, come poi è successo, vedi lì, era sufficiente per dare aria da sopra. Però in questo caso era lui, l'ingegnere responsabile, che ci diceva fate questa strappalata, questa provocazione. La moto è qualche cosa di molto semplice e allo stesso tempo molto complicato. Attenzione! Perché c'è molta roba in poco spazio. Bravo! E poi c'è è un oggetto in equilibrio, la differenza della macchina. Però diventa semplice nel momento in cui non sei obbligato per forza a farla chiusa, cioè una macchina da dietro. Ah, certo, sì, è vero. Però cioè, i flussi d'aria sono naturali in una moto. Sì, io sono per 10 anni indietro. Io per esempio ho sempre detto che non ho mai progettato, non hai mai visto la mia moto, non la voglio fare, proprio perché per me è un oggetto troppo complicato, metterci troppe cose. Bravo. È solamente due ruote. Bravo, bravissimo, proprio quello lì il concetto, certo.